Nell'ottica di diminuire il sovraccarico assistenziale degli ospedali provinciali, che dall'inizio sono stati ospedali Covid, l'ospedale di Arezzo e l'ospedale di Grosseto, la nostra azienda ha deliberato recentemente una diversa organizzazione della rete degli ospedali e anche per il nostro ospedale abbiamo definito e creato un'area dedicata per pazienti positivi al Covid, ma non con una sintomatologia da Covid, perché se avessero una sintomatologia conclamata da Covid verrebbero senz'altro ricoverati nell'ospedale provinciale, cioè in malattia infettiva o in pneumologia. Quindi i nostri sono pazienti asintomatici per patologia da Covid, ma che hanno altre patologie, che possono essere patologie ortopediche, cardiologiche, di medicina interna, chirurgiche. Di conseguenza, per venire incontro a questi pazienti che necessitano di un ricovero, perché poi alla fine quello che il paziente necessita è il ricovero, abbiamo creato quest'area, e l'area l'abbiamo creata nella zona della ex medicina d'urgenza, dove attualmente avevamo posti letto di OBI di pronto soccorso. Quindi quest'area è definita un'area dedicata, perché stiamo preparando e predisponendo dei percorsi per tutelare sia i pazienti che gli operatori, quindi e anche piccoli lavori strutturali, in modo che tutta la zona dedicata a pazienti Covid positivi sia messa in sicurezza e abbia dei percorsi dedicati per quanto possibile. Abbiamo al momento predisposto 16 posti letto, quindi un massimo di accoglienza fino a 16 posti letto, penso che possano essere senz'altro sufficienti. È chiaro che per far questo noi abbiamo un po' rimodulato quella che è la nostra attività, soprattutto l'attività di sala operatoria, perché abbiamo anche dedicato una sala operatoria per il paziente positivo che avesse necessità di un intervento chirurgico. Di conseguenza faremo un monitoraggio, diciamo, continuo per quanto riguarda i ricoveri, di modo che anche l'attività di sala venga programmata in base alle esigenze contingenti. L'emergenza Covid è un'emergenza continua e ci stiamo accorgendo che la variante più diffusa è la variante Omicron, che è una variante molto diffusiva e contagiosa, ma con meno virulenza rispetto alle varianti precedenti. Dobbiamo anche renderci conto di quale sarà l'impatto dei ricoveri nella nostra realtà di pazienti positivi e quindi stiamo facendo una programmazione settimanale delle sale operatorie e stiamo naturalmente portando avanti tutto quella che è la patologia chirurgica oncologica, gli interventi di classe priorità A e naturalmente tutti gli interventi che devono essere effettuati in regime di emergenza.